La notizia di questi giorni è che Hardwell si prende una pausa e cancella le sue date per un periodo indefinito. È uscito il 7 settembre un lungo post sulla pagina Facebook di Hardwell, poi rimbalzato sui vari profili social, ha fatto il giro del mondo. Hardwell decise di prendersi una pausa, dedicare più tempo a se stesso, alla famiglia, agli affetti, agli amici, eccetera. Ringrazia tutti quelli che l'hanno seguito fino ad ora, conferma che quella di Ibiza del 6 settembre è stata la sua ultima data, conferma ancora due impegni a Zurigo e la sua one night all'Ade di Amsterdam e poi dice che non prenderà altri impegni per il futuro. Continuerà sì a fare musica, però, come dire, prendendosi un po' di tempo per sé. Molti sono stati i commenti, insomma, tanti fan disperati, tanti che lo hanno appoggiato, eccetera, eccetera. Questa decisione ci fa un po' tornare al video di alcune settimane fa dedicato ad AVC, quello che gli è successo, ovvero a come la vita di un artista quel livello porti con sé anche una certa carica di stress, di impegni super fitti, aerei, girare il mondo, eccetera, eccetera, che alla lunga rischiano anche di essere logoranti. Hardwell, che a 30 anni ha avuto praticamente tutto da questa vita, negli ultimi 10 anni da essere pupillo di Tiesto si è creato una solida credibilità, le sue etichette, le sue one night, le sue hit mondiali, tanti generi diversi che ha attraversato nell'universo dell'EDM, insomma, un personaggio di altissimo profilo che ha deciso di smettere. Cosa aveva fatto anche alcuni anni fa The Horror, perché si era preso un periodo di pausa, o Skrillex, che dopo le 300 date nel 2015 ha un po' rallentato il ritmo, e così via. Hardwell attraverso periodi diversi è stato anche duramente criticato, non so perché attira a sé così tanto odio, soprattutto nel nostro paese. Beh, certo, tutta gente che ha avuto alle spalle grandi successi, grandi date a giro per il mondo, insomma, che se la prende con Hardwell. Vabbè, sinceramente non mi interessa neanche capire più di tanto il perché. Mi interessa la musica, quello che ha fatto e quello che farà dopo questa pausa, che possa durare alcuni mesi o magari qualche anno. Chi lo sa, rispettiamo la sua scelta, lo ringraziamo per il plurale, noi DJ appassionati, indipendentemente che sia il nostro genere preferito oppure no. Fammi sapere cosa ne pensi, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima!